Noi oggi presentiamo nel dibattito internazionale il ruolo che assume, diciamo, l'Accademia con tutti i suoi progetti di ricerca focalizzati sul tema dell'insularità. Oggi il vero tema non è solo l'insularità, ma parlare di insularità significa soffermare la nostra attenzione anche sulla marginalità. Questo aspetto noi l'abbiamo misurato sotto forma dell'impatto che assume tutto questo o queste due dimensioni sul prodotto interno lordo e sui rapporti commerciali, su tante altre voci di costo che come dire, ancora devono essere anche quantificate. Una di queste, non meno importante, forse la ritengo una delle più importanti, è il costo del capitale umano, cioè la perdita di capitale umano rappresenta per una terra come questa un aspetto non tanto isolano quanto un aspetto di forte marginalità. A questo aggiungeremo anche gli studi sulla misurazione dell'incidenza che questi costi esercitano anche sui bilanci delle imprese. Un altro fattore non meno importante, la presenza di stakeholder ma anche di policymaker oggi chiude il cerchio. Da un lato accademia, dall'altro stakeholder, come che ci possono dire il ruolo della banca in un contesto come questo, oppure stakeholder come Milano Finanza che ci osserva come dire, a livello internazionale, ma a questo si aggiunge anche la presenza sia dell'assessorato regionale all'economia e al bilancio e direi anche ruolo fondamentale quello della commissione bicamerale. La presenza oggi di avere questi due policymaker per noi è un fatto importante perché trasferiamo loro quello che non è fantascienza, è assolutamente scienza che ha una sua refluenza forte anche sui meccanismi sociali perequativi.